non mi stancherò di ribadirlo. La giusta memoria è quella che rammemora le tragedie del passato e le vittime in funzione pedagogica, ossia, come suggeriva Adorno, affinché le tragedie del passato non tornino a prodursi nel presente e nel futuro. La funzione giusta della memoria, in altri termini, è quella pedagogica rivolta alle nuove generazioni, di modo che esse non commettano più gli stessi errori delle generazioni passate. Se questa è, nelle sue linee essenziali, la funzione giusta della memoria, occorre distinguerla attentamente dagli usi ideologici della memoria. E tali sono, nell'essenziale, l'uso che dei lager da tempo fa la sinistra, e più recentemente l'uso che delle foibe fa la destra. Or dunque, è giusto e sacrosanto rammemorare le vittime dei lager e delle foibe, di modo che quelle tragedie non tornino a prodursi. Ma l'uso ideologico fatto di suddette tragedie, oggi, procede in ben altra direzione, che così vorrei condensare. Per un verso, la sinistra utilizza le tragedie dei lager non già per rammentare le vittime, per evitare che quelle tragedie tornino a prodursi, bensì per delegittimare come nazista e genocidaria ogni politica non allineata con il centro liberal e left-oriented, ossia per delegittimare ogni politica che non sia a destra quella orientata al centro del partito unico del capitale. In maniera convergente, a destra, viene ricordata la tragedia delle foibe non già per rammentare le vittime e per evitare che si producano ancora quelle tragedie, ma con una funzione schiettamente ideologica. L'obiettivo è quello di delegittimare come genocidaria a sinistra ogni forza politica che non sia allineata con il centro e quindi, ancora una volta, col partito unico del capitale che non conosce, posizioni altre che subito non siano considerate pericolosamente totalitarie. Ed è del tutto evidente che queste due posizioni di ideologia della memoria finiscono in ultimo per rinsaldare sempre solo il partito unico del capitale. Questo è il paradosso di una destra anticomunista in assenza di comunismo e di una sinistra antifascista in assenza di fascismo, che finiscono, volenti oppure no, per legittimare e di più per rinsaldare, glorificandolo, il partito unico del capitale e del totalitarismo glamour della civiltà dei consumi, la quale deve sempre di nuovo delegittimare come totalitaria ogni esperienza reale o simbolica, realmente esistita o anche solo pensabile, che non sia quella centrata sul primato assoluto del mercato deregolamentato, sulla centralità nichilistica della forma merce e sul libero mercato come unica forza in grado di rendere possibili i legami sociali. Ecco perché l'uso ideologico oggi prevale contro l'uso legittimo e giusto della memoria e ha una funzione di legittimazione sempre e solo del presente integralmente saturato dalla forma merce. Ecco quello che vorrei definire l'uso ideologico di un cretinismo della memoria storica che a destra come a sinistra finisce per uccidere a una seconda volta le vittime, come? Incorporandole in un progetto politico-ideologico di santificazione del presente che ovviamente era del tutto sconosciuto alle vittime che morirono tragicamente nelle foibe o nei lager. Questa è nell'essenziale la funzione ideologica della memoria, portata avanti con ottusa stupidità dalle destre e dalle sinistre, che non si accorgono ancora una volta di essere le due braccia dell'unico partito oggi esistente, che è il partito capitalistico, ossia del partito liberal di centro, di sinistra e di destra. Quale che sia la forza vincente, vince sempre il liberalismo della civiltà dei consumi, o nella sua variante right, o nella sua variante left, o talvolta nella sua variante mediana del centro. Ecco quindi il punto fondamentale quando si viene ragionando della memoria. Occorre distinguere il giusto uso della memoria, che è quello che rammemora le vicende del passato perché non si producano nel futuro, educando le nuove generazioni, e l'uso ideologico criminale della memoria, che è quello che usa quelle tragedie e le vittime non già per ricordarle, ma per annetterle a un progetto politico che è poi quello della santificazione del rapporto di forza capitalistico. La voce del padrone capitalistico, provenga da destra o da sinistra, è quella che dice: non provate mai più a trascendere i confini blindati del cosmo a morfologia capitalistica, perché ogni qualvolta si è provato a fare ciò, si sono prodotte tragedie sulla terra, i gulag e le foibe, sicché ogni tentativo di esodo dal capitalismo viene automaticamente
assimilato alle tragedie peggiori del passato, Gulag, Auschwitz, Foibe. Questo è l'uso ideologico della memoria dal quale dobbiamo guardarci per fare nostro invece l'uso giusto, corretto, pedagogico di una memoria rispettosa delle vittime e tesa a far sì che le nuove generazioni apprendano dal passato e consegnino al futuro un mondo migliore e non più costellato da quelle oscene tragedie.